che il Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su questo luogo e su coloro che vi fanno riferimento e vi rimanga sempre. Amen. Importante per la città di Agropoli, perché oggi si inaugura un polo sociale molto molto importante, dedicato ai cittadini non solo di Agropoli ma anche di vari comuni del comprensorio, che potranno afferire proprio qui per diversi servizi. Siamo in compagnia dell'assessore Vanna D'Arienzo, assessore alle politiche sociali della città di Agropoli, che attendeva da tanti anni, perché lei questo progetto, ecco, lo ha pensato, lo ha ideato e ci ha lavorato per diverso tempo. Oggi la realizzazione di un sogno. Finalmente oggi è un passo avanti per l'ottimizzazione delle risorse pubbliche e anche per il recupero del patrimonio immobiliare del comune. Qui operano assistenti sociali, psicologi. Noi siamo un mosaico di sensibilità che attiviamo azioni a favore delle fasce deboli. Siamo una porta unica di accesso, quindi una PUA, che effettuiamo il front office, quindi filtro e invio della domanda agli organi sanitari e sociosanitari con i quali lavoriamo in rete. Vanna, possiamo spiegare attraverso questo servizio quali saranno precisamente i servizi che i cittadini potranno richiedere presso questo polo sociale, che poi ricordiamo si trova presso la scuola Gino Landolfi, dove era l'ex la casa del custode, quindi adesso al suo posto c'è questo importante ufficio. Allora, noi ci rivolgiamo a tutte le fasce deboli e copriamo un territorio vastissimo, con una popolazione, una densità di popolazione di circa 22.000 abitanti, che durante l'estate raddoppia. Noi ci occupiamo di tutto, quindi degli affidamenti in prova al servizio sociale professionale per quanto riguarda i detenuti che devono scontare una pena alternativa. Ci occupiamo di famiglie e con il nuovo piano regionale sociosanitario finalmente abbiamo avuto anche post-Covid un aumento delle risorse. E poi ci occupiamo, ripeto, quando ho detto che noi siamo una porta unica di accesso, quindi una PUA, quando ho parlato di filtro e invio della domanda, significa che noi ci occupiamo dei disabili, delle persone con disabilità, e provvedendo per loro ad erogare dei servizi anche economici, perché il governo ha fatto convergere il fondo per le persone disabili in un fondo per le non autonomie, quindi qua si attiva il sistema sociosanitario, quindi l'integrazione con la sanità e quindi l'erogazione di contributi atti a poter aiutare i caregiver, che sono tanto impegnati all'assistenza H24 di persone non autonome. Possiamo ricordare gli orari di apertura di questo importante ufficio, Vanna? Sì, allora noi siamo attivi dalle 8 alle 14 e poi ci sono dei pomeriggi a settimana dove gli assistenti sociali e gli psicologi fanno ancora front office il lunedì e il mercoledì al momento, poi vedremo di intensificare se è possibile. E siamo con Antonio Voria, coordinatore del piano di zona S8. Nel dettaglio, Antonio, che cos'è che si può richiedere e quali sono i servizi che verranno offerti in questa struttura? Allora, chiariamo che questa struttura si inserisce all'interno di quella che è la programmazione dell'ambito S8 con Comune Capofila Vallo della Lucania, ma che comprende e lavora per 37 comuni del territorio. Agropoli è il comune più a nord ed è il più grande, il più popoloso e con maggiori problemi. Quindi l'idea di attivare un ufficio con la presenza di più figure professionali, oltre alle assistenti sociali e le psicologhe che già ci sono state da quando si è avviato il piano di zona,
affiancandole con gli altri servizi quali il progetto Home Care Premium, il progetto Reddito di Inclusione Sociale di lotta alle povertà, andiamo ad ampliare la gamma delle risposte alla popolazione tutta. L'assessore ha già parlato delle persone con disabilità, ma accanto a queste noi assistiamo anche gli anziani, assistiamo le famiglie con disagio familiare, disagio alla genitorialità, assistiamo le fasce più povere e quindi tutte le persone che stanno e che oggi purtroppo a seguito della pandemia sono anche aumentate, stanno vivendo un disagio proprio di povertà quasi assoluta. Quindi tutta la popolazione agropolese e non solo, ci tengo a precisare questo. L'idea di questo ufficio è di offrire un servizio a tutto il territorio dei comuni afferenti ad Agropoli, perché sappiamo che Agropoli è il punto di riferimento per tutti i piccoli paesi che vivono qua intorno e per molti di loro era difficile arrivare fino a Vallo, sarebbe stato un disagio in più. Allora, con uno sforzo maggiore, da oggi potranno rivolgersi qui, dove troveranno anche la mia presenza, quindi 2 giorni a settimana garantirò la mia presenza, poi ci sarà comunicheremo l'orario ufficiale. Ci saranno anche le progettiste dell'ambito che collaboreranno e saranno presenti, e oltre ai 2 sociologi. Nuovi spazi, stanze e ambienti rinnovati. Lo ricordiamo, questa struttura insomma è collocata presso l'ex casa del custode che era presente all'interno della scuola Gino Landolfi, ma non dimentichiamo che c'è anche un servizio di accesso per le persone disabili. C'è una rampa che dà l'opportunità anche a queste persone di poter accedere a questo ufficio, è stato insomma studiato tutto alla perfezione proprio per evitare di escludere qualsiasi fascia di persona. È vero, appena l'abbiamo visto, essendo ubicato su 2 livelli, ci siamo subito preoccupati, però per fortuna c'è questa rampa di accesso dal parcheggio delle scuole, per cui è accessibilissima a tutti. Saremo noi operatori a scendere al piano terra per incontrare le persone che non hanno problemi di mobilità e quindi saremo qualsiasi persona, non solo i disabili ma anche gli anziani che magari hanno problemi, tranquillamente possono accedere a questa struttura. Mi permetto un attimo di ringraziare per questa disponibilità, per la disponibilità di questa sede, in primis il sindaco Adamo Coppola, ma tutta l'amministrazione comunale, perché si è resa disponibile e ci ha offerto questo stabile. Un ringraziamento particolare invece lo dobbiamo fare al sindaco del comune capofila, il dottor Aloia, sindaco di Vallo della Lucania, perché in questi anni veramente ci è stato a fianco, ha accompagnato tutta l'equipe dei collaboratori dell'ufficio e ha permesso a tutti noi di andare avanti e di portare avanti la progettazione nel modo migliore possibile. È un giorno importante per la città di Agropoli, ma in verità non solo per la città di Agropoli, per l'intero piano di zona, perché quando si aprono degli uffici che sono il front office per la popolazione, per chi ha bisogno, è un qualcosa realmente sempre positivo per tutti quanti noi. Agropoli poi ne aveva bisogno, di un luogo appunto giusto negli spazi e accogliente com'è, quindi sono molto contento di tutto ciò. Ho ringraziato Adamo e l'assessore per lo sforzo che hanno fatto, perché è uno sforzo che ha fatto il Comune, e quindi ben vengano queste iniziative, perché sono iniziative che fanno crescere tutti quanti noi, non solo Agropoli, ma tutti quanti noi. È chiaro che questi locali sono stati aperti con un po' di ritardo, naturalmente per il solo problema del Covid, altrimenti avremmo fatto prima, però è bello dare nuovamente dignità all'accoglienza, specialmente delle persone che sono più in difficoltà. Ecco, per gestire un ufficio come questo servono spazi, sembrerà strano ma servono ampi spazi. Qui, oltre naturalmente all'accoglienza delle persone in difficoltà, ci sono tanti servizi che vengono dati. Il primo servizio, quello più importante forse, è l'assistenza dei bambini. Molto spesso bisogna fare degli incontri protetti dove gli assistenti sociali, i sociologhi devono incontrare le mamme, devono incontrare i bambini, devono incontrare i papà, e molto spesso qui c'è bisogno di stanze diverse per fare certi incontri e certi confronti.
Non mi voglio dilungare, ma è chiaro che quindi gli spazi erano necessari e lavorare in spazi ristretti non era funzionale sia per coloro che svolgono questo lavoro, ma anche per le persone che vengono accolte, perché è chiaro che molto spesso si tratta di situazioni molto riservate e personali, quindi cose molto sensibili, ed è giusto ora che abbiamo questa possibilità di dare diversi uffici, tutto si svolgerà in una maniera migliore, quindi di questo siamo contenti. Diventa un punto di riferimento ora unico, qui sono compresi tutti i servizi che riguardano le politiche sociali, tranne l'ufficio comunale, però qui a due passi, quindi abbiamo ora messo insieme anche tutti i servizi necessari, quindi ci auguriamo che sia di grande comodità per i nostri cittadini, perché l'obiettivo era duplice, quello di creare un luogo accogliente per gli operatori e un luogo accogliente per i nostri cittadini. Credo ci siamo riusciti e quindi l'obiettivo è stato raggiunto.